gimme, gimme, gimme a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Ora ti trovo, dove sei? Eccolo, eccolo. Zoom un po'. Trovato. Chissà dove mi dice che se mi rispondo. Pronto? Ciccio? Sì, sono Simone. Oh, ciao Simo. Senti, dove sei in questo momento? Guarda, sono impegnato al lavoro con una riunione. Ti giuro, sono ad una riunione di lavoro importantissima. Perché mi pare di vederti in spiaggia qui, ti sto guardando con il drone e lo sai che dobbiamo fare la recensione. Su, quindi muoviti e torna a casa che dobbiamo recensire il tono Ortici 30. Sbrigati. Ecco. Va bene, sto arrivando. Affanciullo. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a un altro appuntamento con Frasi Brufe. La location è un po' diversa, sicuramente l'avrete notato, ma c'è un motivo, è perché siamo finalmente in vacanza. Ma nonostante questo, siamo stati rintracciati e cercati per lavorare. Purtroppo il lavoro chiama sempre. Siamo stati contattati da Tonor per recensire questo magnifico prodotto, il Tonor TC30. Noi lo abbiamo provato, lo abbiamo testato, lo abbiamo stressato fino allo sfinimento e siamo qui per farvelo conoscere. Il TC30 è un microfono che si presenta immediatamente come imballato all'interno di un packaging solido. Vediamo immediatamente come sia molta la spugna all'interno capace di rivestirlo. Abbiamo un libretto di istruzioni scritto in diverse lingue e contenente tutte le informazioni necessarie per un corretto settaggio all'interno del computer, ma ne possiamo fare anche a meno. Abbiamo un filtro antipop costruito in maniera molto solida e con una retina dove è stampato il simbolo della casa produttrice. Abbiamo un cavo di circa 2 metri che è Type-C e quindi molto comodo per la generazione attuale, che è tale da essere adattato e sostituito all'evenienza. Dopodiché il microfono si presenta nell'imballaggio originale, già predisposto nello shock mount e con un treppiede che è solidamente installato sulla base. Vediamo subito l'attacco ed il materiale di cui questo stupendo microfono è composto. Un materiale che sembra alluminio, ma in realtà è plastica. Ben fatto. Il Tonor TC30 è un prodotto decisamente compatto e dal design semplice e sobrio. Costruito completamente in plastica rigida, se tenuto in mano non restituisce al netto la sensazione di un prodotto low cost, ma si nota l'effetto plasticoso dati i suoi materiali di costruzione.
Un microfono come questo non potrà mai fare miracoli, sia chiaro, né potrà mai essere paragonato a un top di gamma, ma sa il fatto suo. Infatti, crediamo che questo prodotto riesca a soddisfare le necessità della stragrande maggioranza degli utilizzatori, fatta eccezione di streamer professionisti o studi di registrazione. Rivelandosi quindi ideale per conference call e sessioni di gioco con i propri amici su PC e su console, per via della sua natura plug and play. Il corpo del microfono non presenta alcuna manopola per la gestione del guadagno, infatti bisognerà intervenire tramite interfaccia software per la variazione della sensibilità, stando attenti però a non aumentare troppo, risultando così gracchianti alle orecchie dei vostri ascoltatori. Un giusto compromesso aiuterà di sicuro a mantenere un audio pulito e nitido. Le sue dimensioni ridotte lo rendono appetibile per chi soffre di mancanza di spazio sulla propria postazione e all'occorrenza può essere applicato su una comoda asta portamicrofono, utilizzando però esclusivamente lo shock mount che troviamo in dotazione, dove risiede l'innesto filettato atto all'aggancio. Ricorda di mantenere una distanza e una posizione corretta che rientri nel cono della cardioide, posizionata in maniera frontale adesso, come riportato nel foglio delle istruzioni. PS, a volte serve. Così da mantenere prestazioni audio sempre eccellenti. Fatta questa precisazione, plug and play and enjoy. Bene ragazzi, siamo arrivati alla parte clou, la parte più succosa, quella che interessa un po' a tutti, ovvero la prova audio. Fino ad ora abbiamo fatto l'intero video con il nostro Fifine Microphone, un microfono che ci è arrivato la scorsa volta, la cui recensione è stata già fatta. Per chi non l'avesse vista, se la vada a recuperare. Mi raccomando, lasciate anche un like, iscrivetevi al canale e cliccate anche la campanellina. A voi non costa nulla, a noi dà una grande mano. Quindi ora stoppiamo il Fifine e passiamo con il Tonor. Bene, in questo preciso momento siamo con il Tonor. Bisogna ricordare di mantenere una posizione corretta, frontale come specificato dal libretto di istruzioni, frontale alla cardioide, 20-30 cm più o meno dalla cardioide, senza uscire al di fuori del cono. Facciamo un po' di prove in vicinanza se si sente bene, un po' più sbracati magari se si continua a sentire allo stesso modo oppure si abbassa il volume della voce, uscendo fuori dal cono se si continua a sentire. E niente ragazzi, quindi ora aspetta a voi capire la differenza tra uno e l'altro. Riattacchiamo di nuovo il Fifine. Eccoci qua. Così magari vedete voi la differenza. Bene ragazzi, siamo giunti finalmente alle conclusioni finali. Cosa dire? Noi consigliamo questo prodotto ai neofiti del mondo dello streaming o semplicemente per chi vuole svolgere le proprie sessioni di live gaming con i propri amici e spendere poco. Abbiamo visto i pro e i contro del prodotto già valutati con il nostro voto. Alcuni problemi sono abbastanza opinabili, ma lasciamo a voi trarre le conclusioni. Ora finalmente Frasi Brufe va in ferie, noi ci vedremo ad ottobre con nuovi format, nuovi video, nuove recensioni. Vi auguriamo una buona estate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!